Un'analisi attenta rispetto a quanto accaduto nel secolo scorso dal punto di vista creativo, con monografie a volte brevi, a volte lunghe, in cui il tono rimane lo stesso, si potrebbe sintetizzare in questo modo l'ultimo volume firmato da Vittorio Sgarbi, Il Novecento dal futurismo al neorealismo, edito per conto della Nave di Teseo, va alla ricerca di quello spirito italiano centrale nell'immaginario mondiale dal 300 in poi, ma destinato ad essere oscurato in seguito all'alternarsi di numerosi movimenti. È un secolo carsico, in cui emergono alcune personalità e altre rimangono nella penombra. Il mio impegno è stato mettere nella medesima luce anche quelli che stavano in penombra, come Sartorio, che è l'autore del Fregio del Parlamento, o Pietro Gaudenzi, o Carlo Bonomi, o Adolfo Wildt, personalità straordinarie che sono state sommerse dalla forza di Futurismo, Morandi, De Chirico. Quindi è un libro che tenta di risarcire delle gerarchie che non possono essere quelle che ci hanno tramandato fino ad oggi. Ad essere rivendicata l'importanza della nostra cultura tanto forte e illuminante da riemergere nonostante tutto, si pensa però della Francesca, artista che si impone nella metà del 400, salvo poi influenzare Georges Seurat, i cubisti e addirittura Giorgio Morandi. Piero della Francesca è un pittore del Novecento, perché l'attenzione verso di lui rinasce nel Novecento con Carrà, con Roberto Longhi, con Balthus, cioè e con Seurat, che è stato forse il primo alla fine dell'Ottocento con la Grande Jatte, a immaginare una spazialità che era stata consacrata da Piero e poi lentamente dimenticata nei secoli. Quindi la rivalutazione di Piero della Francesca coincide con valori plastici, con il Novecento, con alcuni momenti importanti dell'arte anche italiana, in cui la critica d'arte e la pittura vedono in lui un riferimento non solo simbolico, ma proprio di costruzione, perfino di astrazione, perché Piero della Francesca è un artista astratto. E dalle seguito del testo intitolato Dal mito alla favola bella, Il Novecento dal futurismo al neorealismo, si avvale della prefazione scritta da Franco Cordelli.